Buonasera a tutti. Buonasera e benvenuti a quest'altra giornata di seminari organizzati dalla Scuola di Ingegneria. Io sono Monica Puccini e sono uno dei docenti della Scuola Ingegneria, di Ingegneria in particolare uno dei docenti del corso di studi di Ingegneria Chimica, che è uno dei percorsi appunto offerti dall'Ateneo Pisano. Come ingegnere chimico e nell'ambito dell'attività di didattica e di ricerca, mi occupo di chimica industriale, cioè di quei processi che permettono la trasformazione della materia da quelle che denominiamo materie prime ai prodotti finiti, ai prodotti di consumo. Se vi guardate intorno, gli oggetti con cui vi trovate giornalmente, che vi trovate giornalmente ad utilizzare, necessitano di un processo di trasformazione della materia che appunto viene ideato e pensato e realizzato su scala industriale, quindi per le grandi produzioni, appunto attraverso la chimica industriale. Occupandomi quindi di questi processi di trasformazione, questi processi di trasformazione sono cambiati nel tempo, adeguandosi alle nuove necessità. Necessità che non sono più soltanto tecnologiche, ma che hanno anche ormai la necessità di guardarsi intorno, di guardare l'ambiente circostante. Ecco che oggi appunto parleremo di sostenibilità e in particolare appunto concentrandoci un pochino su questi concetti proprio basandoci sui declinati, diciamo, nell'applicazione ai processi di trasformazione. Dicevamo, le parole dello sviluppo sostenibile. Ho detto, la tecnologia, i processi di trasformazione nel tempo sono cambiati. Così come nel tempo è cambiato il nostro linguaggio in generale, ma anche il linguaggio e le parole relative proprio ai processi tecnologici. Si sono appunto evoluti nel tempo, come sempre accade, e ormai ci sono parole che fanno parte del nostro uso comune, che sono ormai familiari nella nostra quotidianità. E quindi ho raccolte alcune. Sostenibilità, anidride carbonica, economia circolare, cambiamento climatico. Ne sentiamo parlare molto spesso e quindi vorremmo cercare di capire meglio cosa, diciamo, c'è dietro a molte di queste parole, perché alcune hanno un significato tecnico definito. Altre invece sono dei termini più generici che vanno appunto ad indicare le tematiche legate appunto a questa sostenibilità. Ma diciamo che prima di andare oltre, diamo uno sguardo a cosa ha significato questa parola sostenibilità nel tempo, nel corso degli anni, come siamo arrivati agli attuali principi di sviluppo sostenibile, a quei principi che ormai per noi appunto sono comuni e pressoché scontati, ma in realtà sono in un arco temporale molto ampio piuttosto recenti. Diciamo che la preoccupazione per i bisogni delle generazioni future, che è al centro poi dei principi e dei concetti della sostenibilità, ha radici lontane. Diciamo che le prime applicazioni di questo concetto in Europa le possiamo ritrovare nell'ambito delle scienze forestali, della selvicoltura, tanto che si possono rintracciare già nel XIII secolo, intorno al 1290, delle ordinanze nei paesi nordici in cui si parlava di norme per porre attenzione agli interventi boschivi appunto nelle zone per il mantenimento delle foreste. Il primo trattato però, la prima diciamo volta che si può riconoscere l'utilizzo della parola sostenibilità, si può far risalire al 1713,
quando un nobile sassone, proprio che si occupava quindi di selvicoltura, quindi sempre di questa scienza forestale, voleva opporsi appunto a una alla deforestazione indiscriminata che era già cominciata. E quindi scrisse un trattato, Silvicoltura Economica, in cui appunto trattava dei temi come la deforestazione, ma ad esempio già parlava di misure innovative per la costruzione degli edifici, ad esempio per incrementarne l'isolamento termico, oppure proponeva l'uso di stufe o di forni che avessero un minore impatto, un minore consumo energetico rispetto appunto a quelle che attualmente venivano all'epoca utilizzate. E proponeva la riforestazione come soluzione appunto alla deforestazione indiscriminata, arrivando addirittura ad auspicare l'utilizzo di materiali alternativi al legno per varie applicazioni, perché all'epoca era il materiale usato in maniera dominante appunto per molte applicazioni. Quindi in questo primo trattato troviamo appunto, si può dire, le origini di quello che poi nel tempo appunto è diventato effettivamente, ha preso forma come sviluppo sostenibile. Però dal 1713 di fatto devono passare 2 secoli prima che si cominci effettivamente a porsi il problema sulla natura delle attività antropiche e come queste attività e come la protezione, diciamo, della natura fosse effettivamente un elemento essenziale per l'umanità e per le generazioni future. E quindi si comincia a considerare, come dire, si cominciano a considerare le problematiche che sono determinate dal link tra le attività economiche e quindi quelle che denominiamo attività antropiche, le attività dell'uomo e l'ambiente, bisogna appunto arrivare intorno al 1960. È in quel periodo che questo link si comincia a pensare che ci sia questo forte legame. E soprattutto si comincia a pensare che bisogna fare qualcosa, che bisogna cambiare strada, in un certo senso invertire la rotta, perché altrimenti avremmo danneggiato il pianeta e non avremmo potuto garantire una continuità, un benessere pari a quello attuale, appunto alle generazioni future. Quindi se i primi germi appunto di queste idee, di questi concetti cominciano a prendere piede intorno al 1960-70, si deve arrivare poi in realtà agli anni 80 del 1900 perché si venga a effettivamente a concretizzare il concetto di protezione della biosfera a livello mondiale, con l'introduzione proprio dell'espressione sviluppo sostenibile. Questa espressione è stata di fatto coniata nel 1987 nell'ambito di un rapporto della World Commission sull'ambiente e lo sviluppo, in cui si dà effettivamente la definizione che conosciamo oggi e su cui si basano tutte le politiche e tutte le azioni che ne sono seguite nei decenni successivi e che sono, diciamo, parte integrante della nostra quotidianità. E in questo report, appunto, lo sviluppo sostenibile era definito nella modalità così, con l'espressione che conosciamo, ovvero quello sviluppo che consente alle generazioni presenti di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Noi appunto dobbiamo pensare che siamo qui oggi, ma abbiamo ereditato
questo pianeta da chi ci ha preceduto e lo lasceremo in eredità a chi verrà dopo. Quindi non possiamo indiscriminatamente sfruttare le risorse e non pensare che anche chi verrà dopo di noi ha diritto ad avere le stesse possibilità di benessere. Quindi è di fatto dalla fine degli anni Ottanta che si comincia effettivamente non solo a definire lo sviluppo sostenibile, ma si comincia anche le Nazioni Unite in particolare cominciano a mettere in atto delle azioni che comincino a rendere concreto questo sviluppo sostenibile. Ecco che un'altra diciamo, pietra miliare di questo cammino che ci porta ad oggi è stata nel 1992 la conferenza di Rio de Janeiro delle Nazioni Unite sempre sull'ambiente e lo sviluppo, in cui di fatto in quel momento viene stipulata una convenzione. Appunto, una convenzione internazionale sui cambiamenti climatici. 170 paesi firmarono, 170 nazioni firmarono questa convenzione e quindi si sancì per la prima volta nel 1992 l'idea che non solo si doveva cominciare a fare attenzione in maniera concreta a come vengono utilizzate le risorse e quindi cominciare effettivamente a fare qualcosa per cambiare questa rotta. Ma si sancisce anche il fatto che questo è un obiettivo globale. Soltanto con la cooperazione, soltanto insieme, si può davvero riuscire a raggiungere un obiettivo così ambizioso e a cambiare appunto, cambiare strada. Riuscire appunto a migliorare la situazione e a poter effettivamente garantire alle generazioni future lo stesso benessere delle generazioni attuali. Stipulata la convenzione, però bisogna cominciare a fare qualcosa. Ecco che i primi obiettivi verranno poi fissati nel 1997 con il protocollo di Kyoto, che si darà degli obiettivi specifici appunto per raggiungere per rendere appunto, per applicare quei principi di sostenibilità che erano stati elaborati appunto nell'accordo quadro nel 1992. Nel frattempo, nel 1988, proprio per cominciare appunto sempre con l'intento di rendere effettivi, diciamo, queste azioni che si potevano mettere in atto per raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, viene istituito anche il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, l'IPCC, che dal 1988 praticamente questa organizzazione, che è costituita da due organismi delle Nazioni Unite, ovvero l'Organizzazione Meteorologica Mondiale e il Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, comincia a studiare approfonditamente il cambiamento climatico e si cominciano a valutare e a mettere e a portare anche nell'ambito della ricerca dei sistemi appunto per attuare dei mezzi che permettano di contrastare i cambiamenti. Quindi questo gruppo intergovernativo, che è poi costituito da tre principali gruppi di lavoro, comincia ad occuparsi di tali cambiamenti sui sistemi naturali e poi comincia anche appunto a mettere insieme le conoscenze scientifiche fino a quel momento e poi tenendole aggiornate periodicamente, su come poter mitigare questi cambiamenti climatici, quindi cosa fare per poter effettivamente fare qualcosa, perché le parole vengono appunto trasformate in fatti. Ecco perché, ad esempio, negli anni verranno elaborati
qui avete l'indicazione del terzo rapporto appunto di questo panel di esperti, è stato pubblicato nel 2001, ma periodicamente questo gruppo di lavoro appunto pubblica questi report con tutti questi, riguardanti tutti questi aspetti dei cambiamenti climatici, che sono poi una, come dire, linee guida, sono un riferimento per tutti coloro che si devono occupare di cambiamento climatico, dai tecnici, quindi gli ingegneri o tutti coloro che si occupano di sostenibilità, ma anche le istituzioni, il mondo della politica, per avere dei riferimenti per prendere delle opportune decisioni. Gli anni 2000 poi appunto sono gli anni in cui effettivamente sempre di più, sempre più intensamente si lavora a questi obiettivi per rendere concreto lo sviluppo sostenibile e si arriva al 2015 con l'Assemblea delle Nazioni Unite, che è stata una delle conferenze delle parti, quelle che sono denominate COP, COP, quella del 2015 era stata la 21esima. Queste conferenze non sono altro che praticamente gli organi direttivi di quella Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che era stata stipulata nel 1992 a Rio de Janeiro. Quindi dal 92 siamo arrivati al 2015, in cui le Nazioni Unite, attraverso appunto il loro organo direttivo riguardante lo sviluppo e l'ambiente e lo sviluppo, ha elaborato i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile. Questi 17 obiettivi, appunto, che sono molto ampi, non parlano soltanto, non riguardano soltanto la sostenibilità ambientale, ma una sostenibilità a 360 gradi che riguarda anche l'ambito economico e sociale, perché si va dallo sconfiggere la fame del mondo alla volontà di ridurre l'inquinamento delle città, fino alla riduzione delle disuguaglianze e all'implementazione di tecnologie per le energie rinnovabili. Per raggiungere questi obiettivi globali e a 360 gradi è necessario il contributo di tutti intesi le nazioni, quindi gli stati, ma anche le aziende, le istituzioni e il privato cittadino. Tutti dobbiamo e possiamo contribuire a questi obiettivi, facendo ciascuno la propria parte. Ciascuno di questi obiettivi al suo interno ha una decina poi di, diciamo, di target, di sotto-obiettivi. E tutti questi goals possono essere di fatto aggregati nelle cinque categorie denominate le 5P, perché riguardano il pianeta, la partnership, quindi la collaborazione, pace, persone e prosperità. Perché appunto questa agenda rappresenta un piano di azione globale, appunto elaborato dalle Nazioni Unite, per le persone e il pianeta per la loro prosperità, ma deve tener conto che questi obiettivi si possono perseguire se si sostiene una pace e una libertà che siano universali, superando le disuguaglianze e quindi superando la povertà in tutte le forme e le dimensioni, quindi arrivando a una trasformazione sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Quindi, partendo dall'ambiente, ormai la sostenibilità è un concetto molto più ampio e tutti questi obiettivi si vorrebbe raggiungerli appunto entro il 2030. Tra questi,
Abbiamo, ad esempio, abbiamo tra i vari obiettivi l'obiettivo 12. Tra gli obiettivi, il dodicesimo è quello che riguarda il consumo e la produzione responsabili, ovvero la gestione di modelli sostenibili di produzione e di consumo. Questo è un obiettivo in cui sicuramente possono intervenire i tecnici appunto intesi in vari settori applicativi. In questo obiettivo, appunto, tra i target c'è, come vedete, quindi ho riportati alcuni: raggiungere la gestione sostenibile e l'uso efficiente delle risorse naturali, una gestione ecocompatibile di sostanze e di rifiuti in tutto il loro ciclo di vita, ridurre la produzione di rifiuti attraverso prevenzione, riduzione, riciclaggio e riutilizzo. Anche queste sono tutte parole che ormai sono note, sono comuni nel nostro linguaggio. E sono arrivata a far parte di questo obiettivo, appunto, partendo da lontano. Oggi sono riassunte, diciamo, e sono tutte confluite in questo dodicesimo obiettivo dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Ma sono proprio cominciate, sono appunto, hanno avuto la loro origine quando negli anni 60 ci si è accorti che avevamo un pianeta a disposizione e che questo pianeta offriva risorse che noi consumiamo. E cosa doniamo in cambio di questa offerta? Inquinanti, o meglio, chiamiamole in generale esternalità negative. Quindi, da quel momento, per poter effettivamente cominciare a fare qualcosa, per poter raggiungere una sostenibilità nell'uso delle risorse, comincia a farsi strada i concetti del disaccoppiamento delle risorse e degli impatti. Cioè, per effettivamente riuscire a raggiungere quell'obiettivo di mantenimento del benessere delle generazioni attuali, garantendo lo stesso benessere a quelle future, bisogna disaccoppiare l'uso delle risorse da questo benessere e l'uso e i conseguenti impatti delle attività entropiche da questo benessere, in modo tale che le attività economiche e la crescita economica proseguano il loro cammino in crescita, ma invece cambino tendenza appunto l'uso delle risorse e gli impatti sull'ecosistema. Nel 1961 si calcola che l'Overshoot Day della Terra fosse il 29 dicembre 1961. Cosa significa l'Overshoot Day? È il giorno in cui si stima che si siano esaurite le risorse disponibili per l'anno in corso. Quindi viene calcolato come rapporto tra la capacità del pianeta, ovvero l'ammontare delle risorse che il pianeta è in grado di generare annualmente, e l'impronta ecologica dell'umanità, ovvero la richiesta di risorse per l'intero anno. Nel 1961 si riusciva a coprire, l'impronta ecologica era tale per cui le risorse fornite in quell'anno coprivano tutte le necessità. Nel 2019 siamo arrivati a un overshoot day datato al 29 luglio 2019. Lo scorso anno siamo arrivati al 22 agosto e è stato stimato che procedendo con il ritmo attuale del consumo delle risorse, nel 2050 l'umanità potrebbe consumare il doppio di quanto la Terra è in grado di produrre in un anno. Allora, sempre, quindi si deve fare qualcosa per appunto
ritornare, tentare di tornare almeno a un bilancio in pareggio. Insomma, avere l'overshoot day al 29 luglio è un po' come finire lo stipendio annuale 4 mesi prima del dovuto. Nei 4 mesi mancanti per arrivare al 31 dicembre si devono consumare i risparmi. Quindi si consuma appunto più di quanto si è riusciti ad ottenere con un guadagno, o comunque nel caso della terra, a rigenerare. Ecco che quindi, dovendo procedere allora con un cambio di tendenza, ecco che si delinea anche la necessità appunto di cambiare totalmente l'approccio culturale anche ai processi produttivi. E qui infatti, diciamo, è nel 2001 che è stata sancita quella crescita, è stato sancito che la crescita economica e la sostenibilità di questa crescita economica sono legate all'ambiente e alla società, e quindi la sostenibilità è un concetto che si basa sull'equilibrio, diciamo, di queste tre, ambiente, società, economia, environment, economics, ethics. Quindi, sancito questo principio, che alla fine è stato sancito però appunto nel 2001, quindi in tempi piuttosto recenti, comunque si deve arrivare poi nel 2009 all'identificazione di uno degli strumenti per rendere effettivi i principi di sviluppo sostenibile, sanciti sempre dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, attraverso l'elaborazione di quella che è denominata green economy, che diventa lo strumento per concretizzare lo sviluppo sostenibile, e in seguito l'economia circolare è diventata uno dei pilastri di questa green economy. Ecco che siamo arrivati a una delle parole, diciamo, centrali nei vari aspetti dello sviluppo sostenibile e della sostenibilità. La parola green. Il termine green ormai è diventato un riferimento, un identificativo per tutti quei temi che riguardano la salvaguardia dell'ambiente. Quindi per attribuire a un'attività una connotazione che richiama i principi della sostenibilità ambientale. Quindi quei principi che appunto riguardano il rispetto degli ecosistemi e la diffusione di pratiche appunto relative alla sostenibilità. La parola green e anche il colore green, che è quello che anch'io alla fine ho scelto, appunto, è quello che, la parola che viene maggiormente associata ad azioni appunto che riguardano aspetti relativi alla sostenibilità. In questa immagine poi vi ho riportato anche una serie di immagini che ormai sono collegate alla sostenibilità, quindi non sono parole, ma ormai la comunicazione sugli aspetti relativi alla sostenibilità, come dire, non è solo fatta a parole, ma ci sono anche immagini che ci comunicano, ci danno indicazione dei concetti e dei principi di sostenibilità perseguiti, ad esempio, dalle aziende attraverso appunto delle immagini, quelle che sono denominate etichette. Ma torniamo alla parola green e diciamo a una delle sue prime declinazioni, la green economy, appunto. La green economy è uno dei primi strumenti di cui si sono dotati gli organi politici, diciamo, per cominciare a stimolare e a rendere effettivi i principi di sviluppo sostenibile.
nella green economy l'attenzione era focalizzata sull'uso efficiente delle risorse. Quindi si comincia effettivamente ad incentivare un uso più efficiente delle risorse facendo attenzione agli scarti, alle quantità utilizzate, ad incrementare appunto l'efficienza dei sistemi produttivi, fino ad arrivare non solo a porre attenzione sull'uso efficiente delle risorse, ma anche a tutelare l'ambiente attraverso l'attenzione al fine vita dei prodotti. Quindi, mettendo l'accento anche sul riciclaggio, sul riutilizzo, sul recupero delle materie, della materia, in modo da ridurre la produzione dei rifiuti e al contempo riportare nel ciclo produttivo la materia. Quindi, in un certo senso, allungare la vita utile, la vita naturale della materia che è stata estratta dal pianeta. Ecco che si passa appunto dal modello di economia circolare in cui, in un certo senso, si poneva poca attenzione al fine vita, appunto, a che cosa accadeva agli oggetti, ai materiali, dopo che questi erano stati utilizzati. Ma questi materiali diventano una nuova fonte, diventano una nuova materia prima e vengono riportati nel ciclo produttivo. Ovviamente rimane un residuo di rifiuto. Il rifiuto zero non esiste perché quando noi trasformiamo la materia la degradiamo, quindi alla fine un residuo resta. Però possiamo riportare in un circolo produttivo molta di questa materia che altrimenti sarebbe andata appunto a smaltimento, come appunto si faceva in passato. Quindi la green economy e la successiva economia circolare appunto hanno cambiato la rotta, hanno chiuso il cerchio. Il rifiuto non lo si vede più come tale, ma lo si vede come fonte di nuove materie prime, quelle che vengono ma chiamate materie prime seconde. Quelle che possono essere tali e che quindi se io riesco a recuperare materia dal rifiuto, significa che estraggo meno materia prima dal pianeta, ho meno rifiuto da smaltire e quindi appunto sto cercando di applicare i principi dello sviluppo sostenibile per incrementare, per ridurre l'impatto delle attività antropiche dalla crescita economica, quindi l'impact decoupling. Questo possiamo farlo attraverso, ad esempio, vi ho detto tutti siamo partecipi di questi principi e di questi obiettivi attraverso la raccolta differenziata. Riesco a riciclare, a riportare in circolo la materia, se a monte riesco appunto già anche a fare una selezione. Tenete conto che in Italia riusciamo a rimettere, siamo arrivati a rimettere nel sistema economico il 18%, il 18% delle materie prime è costituito da materie prime seconde. Questo era un dato del 2017, quando la media europea è circa dell'11%. Quindi oggi è possibile fare, appunto, realizzare questi principi dell'economia circolare. Per tornare alla parola green, dallo scorso anno l'Unione Europea, la Commissione Europea, si è anche dotata del Green Deal, quindi di questo patto europeo, proprio come vedete, per promuovere l'uso efficiente delle risorse e passare ad un'economia circolare, quindi l'economia circolare è lo strumento dello sviluppo sostenibile, investendo in tecnologie, investendo in innovazione. Questo perché se vogliamo passare da un'industria che possiamo definire brown a green, quindi così com'era, a nuovi settori produttivi sostenibili, questo diciamo che
possiamo vederlo come un momento di crisi, diventa un momento di opportunità appunto per generare ricerca, innovazione. Bisogna ripensare i processi produttivi, però per rendere effettiva appunto questa green economy, per poter effettivamente effettuare questa transizione. Ed ecco che in questo contesto sono entrati a far parte questi principi dello sviluppo sostenibile nella progettazione nel senso di, in questo caso, ideazione, ad esempio, dei chemicals, dei prodotti chimici, attraverso quella che è denominata green chemistry. Quindi la promozione di tecnologie innovative che vede, come vedete, tra i suoi principi la prevenzione del rifiuto, ovvero cercare di produrre la minor quantità possibile di rifiuto, andando a progettare, diciamo, delle sintesi chimiche che permettano di includere nel prodotto tutti gli atomi presenti nella materia prima, quella che qui è chiamata economia dell'atomo. Quindi questi principi addirittura nella progettazione appunto, dei prodotti chimici attraverso la green chemistry, ma ovviamente ormai parliamo di questi principi anche nell'ingegneria e parliamo di ingegneria verde. In questo caso si dovrebbe pensare a sviluppare i processi produttivi appunto andando a tenere in considerazione tutte le fasi del processo produttivo, considerando anche sia la prevenzione della formazione dei rifiuti, come detto prima, ma andare a tenere presente tutta la vita utile di ciò che stiamo progettando. Quindi avere una visione di ciclo di vita del processo produttivo, quindi non limitandosi soltanto al design del processo appunto che stiamo sviluppando. Questi concetti trovano poi la loro evoluzione finale addirittura nello sviluppo dell'industrial ecology. Cioè non basta progettare un sistema produttivo tenendo in considerazione i principi di sviluppo sostenibile, ma si dovrebbe riuscire a progettare e sviluppare relazioni tra vari processi produttivi in similitudine agli ecosistemi naturali. Ecologia industriale. Simulare significa simulare gli ecosistemi attraverso un network di impianti industriali. Perché simulare gli ecosistemi? Perché negli ecosistemi organismi differenti vengono di fatto a creare un ciclo pressoché chiuso, in cui spesso un organismo sfrutta i prodotti o gli scarti di un altro essere vivente. È l'unica fonte di energia esterna a questo ciclo, in genere l'energia solare. Quindi l'idea è creare dei contesti industriali in cui gli scarti o i residui di un'azienda vadano a costituire la materia prima di un'altra, in modo tale che ci sia una riduzione del depauperamento della risorsa appunto dall'ambiente. Un'altra accezione, un'altra applicazione della parola green, diciamo, che troviamo diffusamente, è quella del green procurement. Anche questo è un altro esempio di promozione appunto di iniziative per realizzare e diffondere i criteri di sostenibilità. È quello che in italiano chiamiamo acquisti verdi. Quindi andare a fare attenzione a procedere ad acquisti di beni e servizi di cui sia dimostrata l'attenzione dell'azienda alla sostenibilità ambientale.
E come fa l'azienda a dimostrare che è attenta e che applica i principi di sviluppo sostenibile? Può farlo attraverso la certificazione ambientale, ovvero nella sua modalità più immediata, quella che veniamo in contatto anche noi consumatori andando al supermercato, è quella in particolare dell'etichettatura ambientale. Questa certificazione ambientale appunto permette a un'azienda di dimostrare volontariamente di aver salvaguardata l'ambiente, dimostrando di essersi adoperata attraverso appunto avendo ad esempio o implementato un sistema di gestione ambientale, ovvero dando dimostrazione di avere una responsabilità effettiva nei confronti dell'ambiente rispetto al proprio processo produttivo. E può dimostrare questo attraverso il rilascio appunto di un certificato che si chiama EMAS. In Europa abbiamo questo tipo di certificazione che appunto riguarda questo modo con cui le aziende possono dimostrare di porre attenzione agli aspetti ambientali del processo produttivo. Invece, per quanto riguarda i prodotti, un'azienda può provvedere ad ottenere la certificazione ambientale, l'etichettatura. Queste etichette io credo che le abbiate viste in giro su vari prodotti. Queste etichette, in particolare la prima e la terza, che sono normate, qui vedete una sigla ISO 14024, ISO 14025, sono delle norme internazionali standardizzate che indicano come poter ottenere questo tipo di marchio. Questo marchio è come un diploma, come dire, l'azienda deve superare un esame secondo determinate regole che sono scritte in queste normative. Si ottiene il marchio in modi diversi, nel primo e nell'ultimo caso, però sempre eseguendo un'analisi del ciclo di vita del prodotto. Quindi l'esame da superare, quello che si deve dimostrare, lo si deve fare attraverso una procedura che si chiama analisi del ciclo di vita. Quindi una procedura con basi scientifiche complessa che permette appunto di perseguire questo obiettivo. Il secondo caso, questo simbolo denominato Mobius Loop, invece può essere applicato a seguito di un'autodichiarazione dell'azienda. Quindi qui questa non è, come dire, non si ottiene un diploma, ma ci si appiccica direttamente una stella sopra il proprio prodotto. E quanto asserito nella dichiarazione che permette di utilizzare questo marchio è completa responsabilità del dichiarante. Io vi ho detto che per ottenere però il primo e il terzo bisogna fare un'analisi del ciclo di vita. Allora, il primo simbolo lo potete trovare su alcune etichette delle vostre acque, delle bottigliette d'acqua che magari avete vicino a voi, o sulle risme di carta, su molti prodotti alimentari, quindi basta andare al supermercato. Ma anche per questo simbolo basta andare al supermercato. Una nota casa produttrice di carne in scatola quest'estate nella propria pubblicità mostrava questo simbolo. Dietro questo simbolo ci sta vi ho detto, di fatto c'è un'analisi del ciclo di vita. Perché alla fine, io ho detto, lo sviluppo sostenibile, ho detto tante parole, appunto, ma poi ho detto che va concretizzato e va anche misurato. E allora come si misura la sostenibilità? Come faccio a ottenere un numero che possa quantificare la sostenibilità? La maniera rigorosa, standardizzata, condivisa a livello internazionale è quella del life cycle assessment. È quell'analisi del ciclo di vita che fa ottenere quei marchi, quelle
quelle etichette di cui che abbiamo visto prima. Questa procedura permette quindi di ottenere non solo quei marchi, però comunque è una procedura che permette di quantificare la sostenibilità. E come? Attraverso la valutazione di tutte le fasi che costituiscono la vita utile di un prodotto, si dice dalla culla alla tomba, dall'acquisizione delle materie prime fino allo smaltimento finale, attraverso quattro fasi consecutive che permettono di trasformare questi dati, perché poi sono numeri, ad esempio la quantità di petrolio che serve a produrre una bottiglietta di plastica e così via. Ho fatto un esempio molto semplice, ma quelle quantità poi vengono trasformate in impatti. Non si parla di emissione, l'emissione qui è trasformata in impatto, ovvero in conseguenze sull'ambiente. Attraverso questo procedimento si ottengono i valori in quelle che sono denominate categorie di impatto e che permettono di valutare effettivamente per un prodotto quello che è denominato carbon footprint o water footprint. Sappiate quindi che quando si parla di carbon footprint o water footprint in maniera rigorosa, dietro a queste parole, dietro a quei numeri, ci deve essere, se è fatto in maniera opportuna, un'analisi del ciclo di vita. Quando si parla di cambiamento globale, si parla di CO2 equivalente, quel valore dovrebbe essere stato ottenuto da un'analisi di questo tipo, che permette appunto di quantificare e trasformare tutte le esternalità negative appunto in impatti. Parlando di, ho parlato dell'etichettatura ambientale che ci permette di essere dei consumatori responsabili, perché si può scegliere, andando al supermercato e facendo attenzione alle etichette che possiamo trovare, anzi ai simboli che possiamo trovare su un'etichetta. E quindi, torno a ripetere, anche noi possiamo fare la nostra parte per lo sviluppo sostenibile, come cittadini consapevoli e consumatori responsabili. E queste informazioni ci sono fornite anche dalle aziende attraverso quello che è definito bilancio sociale o bilancio di sostenibilità, in cui appunto un'azienda non solo ci dà indicazione di tutto quello che fa, che ha fatto, che sta facendo e che farà relativamente appunto al proprio prodotto, in merito appunto andando ad applicare i principi dello sviluppo sostenibile. Quindi il nostro modo per essere consumatori responsabili è sapere che cosa effettivamente significa sostenibilità, effettivamente che cosa significano certi simboli che possiamo trovare sui prodotti che appunto troviamo al supermercato, e quindi scegliere perseguire quei principi attraverso appunto la scelta di determinati prodotti oppure no, attraverso appunto la comunicazione che ci viene fornita dalle aziende. Per, quindi, qui ho voluto ricordarvi gli open day di ingegneria, perché per perseguire tutti questi principi appunto di sviluppo sostenibile, come dire, sicuramente le competenze dell'ingegnere in qualsiasi settore possono sicuramente contribuire all'evoluzione e all'applicazione di questi principi. Ripeto, in qualsiasi settore si possa essere interessati a partecipare appunto a questa evoluzione, a questo cambiamento che non è soltanto è un cambiamento sì di atteggiamento, ma è un cambiamento culturale appunto che si è sviluppato nel corso del tempo. Quindi vi invito
a fare domande se ne avete adesso e se siete incuriositi da quello che potrebbero fare gli ingegneri anche in relazione appunto a quanto abbiamo per quanto abbiamo parlato, appunto vi invito anche a partecipare agli Open Days che si terranno tra circa un mese, appunto, sempre in via telematica. Allora, con questo concluso, per quanto riguarda le domande, allora, come impatta la pandemia sulle 5P? Allora, l'effetto della pandemia, allora, ecco, è una domanda estremamente complessa. E se la limitiamo, diciamo, allora, sapete che, ad esempio, si è ridotto il traffico, quindi abbiamo avuto, diciamo, dei benefici da un punto di vista ambientale. Per certi aspetti, però sono stati compensati ad esempio da un incremento della generazione dei rifiuti a causa dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Quindi si potrebbe dire che sullo sviluppo sostenibile la pandemia forse ha generato quell'effetto che ha generato in tutti gli altri settori, cioè un rallentamento, perché ovviamente tutti i settori produttivi, anche le attività di ricerca, hanno dovuto rallentare e quindi, diciamo, è una sorta di rallentamento che poi verrà, insomma, si spera di poter recuperare. Poiché siamo in ritardo, allora qualcuno chiede, siamo in ritardo rispetto agli obiettivi dei protocolli, quali saranno le conseguenze medio-lungo termine? Le conseguenze medio-lungo termine sono quelle che sono state quantificate sull'esaurimento delle risorse, sulla preoccupazione sul cambiamento climatico. Altri docenti credo ve ne abbiano parlato, ne avrete sentito parlare, ad esempio l'incremento della temperatura terrestre. È ovvio che il ritardo significa posticipare, cioè continuare a non vedere posticipata la data dell'overshoot day, quindi continuare a posticipare il ritorno ad un equilibrio, ma comunque questo equilibrio è comunque piuttosto lontano, perché avete capito che solo per, diciamo, mettere in atto le idee che sono state sviluppate negli anni 60, ci sono voluti 20 anni, hanno cominciato a prendere corpo e adesso si parla dell'agenda per il 2030. Quindi sono comunque dei processi che hanno bisogno appunto di tanto tempo. Allora, riguardo alla domanda sull'acqua, allora, il punto è questo, il punto sull'acqua è che di acqua ne abbiamo tanta, la maggior parte della superficie terrestre è ricoperta di acqua. Il problema è che quell'acqua non è utilizzabile per gli usi umani. Quindi è vero che c'è un problema anche sull'acqua, infatti io vi ho parlato di carbon footprint e water footprint. E per l'appunto i due focus riguardanti, diciamo, l'uso delle risorse riguardano il carbonio, quindi carbonio inteso come depauperamento attraverso appunto il petrolio e come esternalità negativa produzione di CO2, e nello stesso modo l'attenzione è anche focalizzata appunto sull'acqua. Ora, sull'acqua in realtà ci sono molti modi anche per recuperarla, rigenerarla, purificarla, quindi sicuramente è una risorsa su cui dobbiamo porre attenzione, però abbiamo molti mezzi per, anche attualmente con le tecnologie attuali, anche per rendere potabili acque che fino a 20 anni fa era impensabile, ad esempio, di poter utilizzare per uso umano,
ma che siano anche le coltivazioni o varie altre applicazioni. Sicuramente l'acqua è un altro elemento importante da dover considerare. Ma allora, un vostro collega chiede: paesi in via di sviluppo, come si applicano i principi dell'industrial ecology? In tutta sincerità, l'industrial ecology è una sorta di, come dire, idea che ha avuto alcune applicazioni, soprattutto nei paesi del nord Europa. Ci sono dei siti produttivi che si basano su questi principi in Danimarca e in Svezia, mi sembra anche in Norvegia. In realtà l'industrial ecology è molto difficile da applicare già nei paesi industrializzati. Credo che, come dire, nei paesi in via di sviluppo, prima bisognerà raggiungere gli obiettivi previsti anche nell'agenda delle Nazioni Unite che riguardano la povertà, la disuguaglianza e i concetti relativi alle condizioni del lavoro. Quindi diciamo che per i paesi in via di sviluppo siamo proprio più indietro anche nell'applicazione dei principi di base, anche solo ad esempio appunto sull'attenzione delle aziende agli impatti ambientali. Quindi ci sarà ancora da lavorare molto, c'è ancora da lavorare molto nei paesi, diciamo, già avviati in queste tematiche e a maggior ragione, appunto, saranno più lontani da raggiungere in paesi che hanno ancora delle problematiche non solo economiche, ma anche sociali. Allora, ok, questi. Bene, allora, con questo credo di aver esaurito le domande. Quindi io, scusate, sono 2 minuti in ritardo rispetto al programma e quindi a questo punto vi saluto e mi auguro di vedervi a distanza o in presenza agli Open Day o qua alla Scuola di Ingegneria. Arrivederci a tutti.